Sì, tra l'altro vincitore anche della Sovenana di epoca, grandissimi ricordi. E qui con questa bandiera siciliana che è bel motore davvero, Suzuki fa queste gran cose, ma no, Suzuki devo dire che è eccezionale. Raccontaci un po' quello che ti aspetti da questo Baia delle Marche. Sono con Mauro Toffoli questa bella avventura, questa Suzuki New Gran Vitara 209, sono Emilio Ferroni con Gilberto Menetti di questo equipaggio. Emilio Ferroni con Gilberto Menetti, abbiamo parlato prima di una lotta per il secondo esemplare T2, secondo lui poco da sperare contro Thank you.
Troppo bello, veramente. Anche nel, anche se non ho capito quando è successo qualcosa. Non lo so, avete fatto voi.
fare queste qui, Matteo. Se vuoi faccio io. Thank you.
La vittoria del campionato italiano e ora sfoggiano la bandiera siciliana e quella del Friuli, stendetele, fate vedere, si prendono l'applauso da tutti i loro competitor. Alfio Boscani, l'ultimo appuntamento, Baia delle Marche, adesso per Alfio Bordonaro e Stefano Lovisa, loro sono i vincitori del campionato italiano cross country, terzi classificati al secondo Baia delle Marche. Ad alzare questa fase importantissima andiamo con l'inno nazionale, il momento più importante, perché questa è la cartolina conclusiva del campionato italiano cross country al Baia delle Marche, a Cingoli, in una piazza